Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è Ambra Angiolini è una delle conduttrici e attrici più note nel mondo dello spettacolo degli ultimi 30 anni. Il suo volto divenne famoso a inizio anni 90, quando Ambra era ancora una ragazzina. Infatti, entrò a far parte del cast di Non è la Rai, e a 16 anni prese il comando della trasmissione. Ma che cosa ha confessato in una toccante intervista alla bella Ambra Angiolini? Ecco che cosa ha rivelato sul suo unico vero fallimento della sua vita. Ambra Angiolini e le dichiarazioni a cuore aperto. Ambra Angiolini è nata a Roma il 22 aprile del 1977. Oltre al ruolo di conduttrice, Ambra è stata protagonista di tantissime pellicole cinematografiche e televisive. Il ruolo di attrice, infatti, lo accompagna da tantissimi anni. Ambra ha preso parte a diversi film di successo, come Immaturi, Mai Stati Uniti, Mal d'Amore, La Verità, Vi Spiego, Sull'Amore, e tanti altri ancora. Dal 2004 al 2015 è stata legata sentimentalmente al cantante Francesco Renga. I due hanno anche avuto due figli, Yolanda, nata nel 2004, e Leonardo, nato nel 2006. Ma per quale motivo ha parlato di fallimento con Francesco Renga? Ecco che cosa ha rivelato Ambra nel corso di una intervista rilasciata qualche ora fa. Il fallimento, Ambra Angiolini si è confessata a cuore aperto nelle ultime ore nel corso di una intervista al periodico di costume e moda, Vanity Fair. Ha riconosciuto il suo unico fallimento nella sua vita, cioè la fine dell'amore con Francesco Renga. I due sono in ottimi rapporti, come hanno sempre ammesso e rivelato, ma la fine della relazione con il cantante è un cruccio che accompagna Ambra. Ecco le sue parole: l'unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre dei miei figli. Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell'elaborazione di un lutto enorme. Nonostante il momento difficile passato al termine della relazione con Renga, Ambra si è saputa riprendere e rappresenta un vero e proprio simbolo di rinascita per molte donne e per le sue tante fan, e adesso io sono felice perché sto rispettando me stessa, sono felice se mi vesto carina solo per andare a lavorare. In questo momento il cuore mi batte a prescindere. Sono felice e mi diverto senza pensare al grande amore. E questo non mi sembra un delitto. Inoltre, ha ammesso, io non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.